Misarinio, cuore batti cuore, montagne russe, insomma, davvero è stato un pomeriggio carico di emozioni, alla fine ne siete usciti fuori bene. Hai detto bene, questa è una squadra che emoziona, che mi ha emozionato anche a me oggi per quello che è stato la reazione, per quello che è stato quello che hanno messo dentro il campo, chi ha giocato dall'inizio e chi è subentrato, ha fatto la sua parte in pieno e come ho detto precedentemente, nemmeno loro secondo me in questo momento riescono a razionalizzare quello che hanno fatto. Ribaltare queste partite in questi campionati è cosa rara e quindi per questo faccio i complimenti ai ragazzi per quello che ci hanno messo, ma non ho dubbi su quello che è il loro valore morale, perché quando ci sono delle difficoltà la moralità oltre alle qualità viene sempre fuori e oggi i ragazzi sono stati veramente stoici e li ringrazio perché ci hanno regalato un pomeriggio ricco di emozioni, ricco di appunto di emozioni che comunque fanno battere il cuore a tutti quanti noi tifosi e ovviamente anche a loro stessi, perché la partenza non era quella che speravamo, però c'è stata la volontà di voler riaprire e volere poi ribaltare questa situazione e sono stati veramente encomiabili oggi. In tutta franchezza, che cosa ha pensato dopo il 2-0? Pronti via subito sotto, poi c'è stata una traversa clamorosa da 0 metri di Padovani, poi avete incassato il secondo gol, insomma in panchina che cosa pensate? In panchina abbiamo pensato che ovviamente la partenza non era quella che speravamo di fare, di fronte abbiamo trovato una squadra che davanti ha ottime qualità e che può impensierire chiunque, ma al di là di quello quando succedono dei piccoli infortuni come nell'occasione del primo gol, poi riuscire come ho detto prima a ribaltare una situazione che già era precaria è ancora di più disarmante, perché andare sul 2-0 o sul 3-0 sarebbe stata una cosa credo irrecuperabile. Invece i ragazzi ci hanno messo il cuore, ci hanno messo l'anima e poi hanno raccolto le soddisfazioni che meritano e credo e spero che al di là di quello che sarà il nostro percorso insieme possano gioire tutti quanti per una soddisfazione più importante. Quindi i ragazzi sono ben quadrati mentalmente e moralmente e non possono far altro che riuscire a gioire per quelle che sono le loro storie calcistiche e quindi professionali. L'ultima, complimenti naturalmente a tutti i ragazzi per questa grande, grandissima reazione, però insomma il gol di Ceccarelli è stata una perla rara da vedere anche in campionati superiori. Ma per me i gol sono tutti belli e favolosi, figuriamoci quando ti regalano i 3 punti. Sicuramente ha fatto una giocata balisticamente importante per la categoria, ma Ceccarelli non mi sorprende perché è uno di quelli che tira fuori dal taschino le giocate quando meno te l'aspetti. Ha visto la classifica? No, assolutamente non dobbiamo. Siete secondi insieme al Teramo. Non dobbiamo guardare la classifica, noi dobbiamo fare il nostro percorso, non è il momento di guardare la classifica perché siamo solamente alla 12ª giornata, ancora ci sono tante partite da giocare e tanti punti in palio, quindi credo che sarà meglio guardarla più avanti, possibilmente verso fine girone oppure alle prime di ritorno.